Sì, allora, in effetti è una situazione un po', come dire, psicotica più che da emergenza Covid, ma che comunque va gestita nel modo giusto. Si è sparsa la voce che c'erano le tende e quindi molti giovani si sono riversati, ma è evidente però che l'esecuzione dei tamponi non può avvenire in maniera così indiscriminata. Nel senso, c'è la tenda, andiamo a fare il tampone, non è possibile, perché i nostri laboratori hanno una potenzialità di processare tamponi per un numero pari a 300 tra l'ospedale Pugliese, con un massimo di 350 considerando anche l'azienda Mater Domini. Quindi, detto questo, l'afflusso alla tenda va in qualche modo regolamentato, come attraverso un governo proprio della domanda, che dovrà avvenire attraverso i nostri siti, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, per cui ci sarà poi un elenco di persone e queste persone verranno chiamate eventualmente a recarsi presso la tenda, quindi presso il checkpoint. Ne abbiamo allestita a tale proposito una qui a Lido, un'altra a Soverato, e i tamponi però vengono eseguiti anche sulla zona di Lamezia, anche se non in tenda ma in una struttura dell'ASP. Ora il problema è gestire chiaramente questa situazione. Questi ragazzi cosa devono fare? E allora, i ragazzi dovranno, tramite un numero aziendale, che poi sul nostro sito a breve c'è già una serie di numeri cui fare riferimento e ci saranno comunque le informazioni aggiuntive, si dovranno in sostanza prenotare per afferire alla tenda, perché altrimenti non governeremo, cioè 4-5 mila persone, 500-600 non riusciremo ovviamente a gestirle. Quindi o tramite questi numeri che sono già presenti sul sito aziendale, o anche tramite la posta elettronica, tutte le informazioni, lo ribadisco, le troveranno sul sito, relative a quelle del Dipartimento, trasferiranno i loro dati con relativo numero di telefono e quindi poi verranno convocati presso il nostro checkpoint ad eseguire il test. Quindi una situazione che in questa prima fase chiaramente prevede una serie così, come dire, non dico di complicanze, ma comunque di criticità che però cercheremo di risolvere. Oggi questi ragazzi, i primi 40, visto che stamattina abbiamo già fatto oltre 250 tamponi, i primi 40 che si sono iscritti nella lista oggi faranno il tampone, gli altri poi verranno nei giorni successivi e si seguirà poi, nella fase smaltita questa lista, si seguirà poi il procedimento, la procedura a cui accedere.